Ciao a tutte ragazze e ciao a Magda. In questo video vi voglio far vedere la mia entry per il concorso. Il tema che ho scelto, come potete vedere dall'immagine, è appunto il Capodanno. Spero vi piaccia. Come potete vedere, io qui ho già la mia struttura pronta, quindi cosa faccio? Prendo un gel argentato e lo stendo su tutte le unghie. Faccio una passata sottile sottile. Non voglio che sia un argento scuro. Questo è il risultato attuale. Dopodiché cosa faccio? Prendo un gel glitterato argentato e faccio una prima passata, sempre su tutte le unghie. Una volta ricoperte, la catalizzo in lampada per 3 minuti. Dopo la prima catalizzazione, cosa faccio? Ripeto il procedimento, quindi di nuovo faccio una seconda passata, sempre il più sottile possibile, di gel glitterato argentato su tutte le unghie e la catalizzo nuovamente in lampada. Fatto questo, faccio una passata sottile di gel monofasico per togliere l'effetto del rilievo dei brillantini, poi sgrasso in questo modo. Una volta sgrassato, cosa faccio? Passo leggermente il buffer scusate, per opacizzare tutta la superficie in questo modo e prepararla per la nail art. Poi cosa ho fatto? Con lo stamping ho stampato dei fiorellini neri in questo modo, sia sul pollice che sull'anulare, come state vedendo, e ripeto anche sull'altra mano. Una volta stampati i fiorellini neri, prendo il colore acrilico bianco e traccio due linee bianche in questo modo, che lo vedrete in foto in questo momento, e aggiungo altre due linee bianche sotto, dall'altro lato del fiore. E ripeto comunque sia sull'altro pollice che sugli anulari, e vedrete meglio in foto. Una volta fatte le linee bianche, con l'acrilico nero faccio queste altre due linee nere, sia sotto al fiore che sopra ne faccio due. Poi aggiungo con lo spot tre puntini sotto al fiore e sopra. Poi prendo un gel glitterato blu e ci traccio una linea tra le due linee bianche che ho tracciato in precedenza, in questo modo. E ripeto anche sia sull'altro pollice che sugli anulari. Poi prendo del gel base, lo metto al centro dei fiorellini che ho stampato e ci metto delle paillette. Per le altre unghie invece ho messo tre paillette blu per unghia e ho creato dei puntini neri in questo modo. Questo è il risultato finale. Spero che la mia idea vi sia piaciuta, in quanto io la trovo molto, come dire, sbrilluccicosa appunto per il Capodanno. Mi piaceva l'idea appunto di avere decorate tutte le unghie, perché comunque per Capodanno a me piacciono le cose estrose. Che dirvi? Spero che la mia idea vi sia piaciuta. Vi mando un bacio, tanti auguri di buon anno, auguri anche a te Madda, e ti ringrazio come al solito per le opportunità che ci dai. Un bacio a tutte, ciao, ciao Madda.